Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Vi devo ricordare che esiste questa serie dove voi potete tranquillamente inviare nella mail che trovate qua sotto in descrizione i video delle vostre aperture che finiranno poi in un video di questa serie. Fortunatamente a sto giro c'era Ivan che doveva aprire 12 box di Duel Overlord e quindi di conseguenza. Ecco, diciamo che porto questi suoi box. Non sono 12, sono 6. 6 aperti su GT, 6 aperti sul suo canale. In questo esatto momento è uscito il video. E niente, vi metto qua sopra l'info per andare a vedere il suo video. Il collegamento al suo video, insomma, dell'apertura. In ogni caso, ragazzi, Duel Overlord. Io ho deciso di non aprire categoricamente questa edizione perché mi serviva poco, però a chi servono delle cose, più di quattro carte, perché a me servono effettivamente quattro carte, che ho già comprato singole, è consigliabile, molto bello come prodotto. Quindi di conseguenza vi lascio la sua introduzione, cioè in realtà io la guardo insieme a voi la sua introduzione, perché anche lui ha introdotto questo video. Durerà un po', probabilmente una ventina di minuti, quindi muoviamoci. E là, oggi ho una presenza un po' diversa su questo canale, se non vi dispiace. Qua è Taco, anche presente come quello che ha fatto la profile Cyber Draghi, slash Appunto, quello che non rompe i coglioni a nuova. Luca in ogni sezione dei commenti di questo canale. Cagacazzi. E oggi siamo qua per la prima parte di una collab tra i nostri canali, ovvero l'apertura di 12 box di Duel Overlord che stanno là dietro. Scusate per il casino intorno al tavolo, ma quarantena. Sì, allora, la prima metà di questo video verrà caricata sul canale di Luca, quindi su Gaming Tonight, mentre la seconda parte di questo video, quindi gli ultimi sei, anche perché così la gente che arrivava da Gaming Tonight non avrebbe avuto la prima metà spoilerata, verrà caricata sul mio canale. Non so se Luca avrà fatto già questa introduzione come, non lo so, intro separata dall'apertura in sé, se mi taglierà completamente questo pezzo, ma in un caso o nell'altro ci tenevo a spiegarlo. Quindi nel caso, godetevi l'opening. E se volete che facciamo una versione updatata della profile di Cyberdrago, dato che là dentro è stata ristampata emergenza e dato anche che ci sono alcune carte nuove, non Cyberdrago, ma roba che usa Cyberdrago, se volete possiamo fare una versione updatata. Ditelo nei commenti, non lo so. Appunto, ragazzi, se volete l'aggiornamento alla profile di CyberDrago che è stata portata da Ivan, rispondete al sondaggio qua sopra e insomma ditemelo, fatemelo capire, perché quella profile è stata molto vista, molto apprezzata, quindi di conseguenza andrebbe la pena aggiornarla quella profile. Tra l'altro, Ivan dovrebbe anche essere Tavolo, ma un giocatore che adora giocare Madolce, quindi di conseguenza, dato che me l'avete chiesto in molti, magari posso chiedere a lui anche di portare Madolce sul mio canale. In ogni caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Guardate che composizione magnifica con anche l'acqua dietro, perché ovviamente sono 12, 6 bustine per ogni pacco. Sono la bellezza di 72 bustine, che sono un po' pesanti da aprire. In ogni caso, io direi di incominciare subito a vedere il video dell'opening. cominciamo con la opening. Ok, Allora, allora, primo spero box. davvero tanto che non abbiano pezzi di manenti. Oh, tra l'altro, vediamo prima la carta C'è la gigante. Giant Card anche, che è molto interessante. Penso la collezione è veramente figo. Suppongo che sia appropriato dato che sono conosciuto per questo su questo canale. Va bene, Appunto. abbiamo una copia gigante di Saber Drago Infinito. Tra l'altro, adoro questa cosa. Cioè, è molto meglio delle promo tirate a cazzo di, non lo so, altri set che ci sono stati in passato. È molto figo avere una cosa da collezione del genere. Però non riesco ad aprire. Confermo perché ci sono un sacco di cose veramente, veramente inutili. Cioè, Ah, ok, potevano mettere una appunto. cosa del genere in lupo piuttosto che il tappetino di Perfetto, cartone. cominciamo. Cazzo, se ne Allora. frega. Bustine molto belle anche. Molto fighe, con anche i cover monsters sopra. Sono 5 carte a bustine, sono tutte quante ultra. Giusto così per chiarire. Yuki-on è la prima, la Mega Kashi. Ok, abbiamo. Metti a fuoco.
Eccola qui. Zero astuto, Watt giraffa. E vai, subito il coso dei Fluffal. Questo coso che costava 10 euro ed era una common prima è blocca deck. Va bene. Bella Qui buccina con Saber Dragon ovviamente. infinito con l'artwork nuova, che tra l'altro voglio trovare per forza. Suppongo che lo... Sì, Crossroads, ok. Altro Ok, link che aspettavo Crossroads. da una vita. Serve tantissimo in rosa, ovviamente, ma si può usare anche in altre cose. Il Steak Sank credo che sia semplicemente una ristampa utile. Lui è un Questo prima estimatore costava di 15 Akiza. euro. Questo prima costava 15 euro. E questo invece è solo un rarity upgrade bello per Saber Draghi. Fantastico. La pillola. Costa ora 50 centesimi, Set è porca. davvero grosso a livello delle cose che si trovano dentro. Perché c'è un sacco di roba. Steak Zeke, Striker, bella, sì, bella. gigando. Ah, trovare l'abisso, Questi va bene. in peperoni. Lui è il dragon Ho la falso? sensazione che questa qua sia stata una sorta di battuta di merda della Konami su Dragoon, ma sinceramente non mi dispiace perché lo odio Dragoon. Cubico, va bene. Giga pianta. Ah, chi se lo ricorda? Plant Synchro. Io me lo ricordo Plant Synchro, tipo uno dei miei deck preferiti. Di Rip Bulbo. sicuro uno dei miei periodi del gioco preferiti, quantomeno. Stata registrata Ok. prima della Questa cosa che Bandai. prima costava un'ira di Dio, se non Costava ricordo 21 male. euro e ne ho prese 3 Ira per mitica. Oh, 60. Castello di Stromberg, non sapevo che fosse ristampato. Supporto Buster Blader, Mondo Salvo Zombie zombie. Ultra, che prima c'era solo da collezione leggendaria di Vero, costava un Noli, Yuli, accidente. non ricordo. Comunque costicchiava la versione foil. Oh, ok, Anaconda. cominciamo. Verte Anaconda, proprio dal primo box, La così prima finito carta per veramente zitto. Questa è la interessante di carta questo box. principale da aggiungere a Saber Draghi, e purtroppo una delle carte più degeneranti a causa di Dragoon in OCG. Speriamo che Dragoon non arrivi, perché questa carta la voglio tenere, perché gioco una marea di mazzi basati su fusioni, quindi mi piace un sacco questa carta. Almirai. Almirage, bello. Imperatore Ojama. Ah, ingranaggio maligno. Questo è tipo uno dei tuner archetipici migliori, ma l'archetipo in sé è un po' così. E poi il link degli alieni. Mettiamo la parte verde Anaconda, perché Madonna Santa. Bella bella carta Anaconda, veramente forte. Al momento costa poco Ah, il link 5. per il suo valore Il effettivo. Drago Link, ah, si chiama proprio Drago Link a 5 teste, va bene. Zephyros Foil, Zephyros bello, prima era Upgrade. difficile da recuperare. Link agli Araldi. Tu Trilogig. e Giudizio di Emma, va bene. Imperatore fantasma di Trilogig, una roba del genere, mi pare di capire. Vabbè, insomma, primo box. Sei rifatto con la spesa tramite Almirai, Anaconda, insomma, Ok, Anaconda salirà di prossimo prezzo, quindi box. ci sta. Seconda Un carta è il drago drago bianco bianco chi blu, Kiblu. per i fan di Antoshow, suppongo. Guardate i canali migliori, ragazzi. C'è Gaming Tonight, c'è Appunto. Antoshow 2, il nostro caro amico Luke. No, dai, ok. Raga, non fatevi ciulare da Antoshow, vi prego. Da consigli pessimi, e pretende che siano ottimi consigli. Quindi, non dateli ascolto, per favore. Ma sono sempre le Mi stesse le carte più dissocio. bustine. Mi No, dissocio da quello davvero che dice schifoso. Ivan. Come Duelist Saga, tra l'altro, un altro dei miei Io set non esprimo preferiti. la mia. Spirito Teni. Ok. Attore Sara. dell'abisso di nuovo. Dragoon di nuovo. Dharma Cubico di nuovo. Ma è la La stessa mia sensazione è bustina. che questa bustina è esattamente uguale a quella di prima. Vabbè. È la stessa bustina. Prossima. Ah, vabbè, è scriptata. Oh, Vabbè, è l'ho Union scriptata. Carrier. Union Carrier. Un'altra carta Altra molto carta che importante. mi sta altamente sul cazzo, sinceramente, perché permette una marea di cagate degeneranti che davvero Questa odio, carta però va finirà in bene. banlist, Dinonite su bannata per Spallazzoica, va forza, bene. troppo Mi sa forte, che troppo non è la prima stampa foil, ma è la prima stampa ultra, gigapianta, bello. E Celeste l'eroe del destino, che se non mi sbaglio è quello che infligge 1000 danni al cimitero. No, quello è Secret Dynamo. Vabbè, costava figurati. No, non assai quel Dynamo. coso. Dynatag. Risveglio di posseduti. Non conosco per niente il deck. Stega Artigiana Mranver. Madame Ver, che Questo costava coso, che questa? prima costava davvero Lui tanto, perché era costava? solo una Ultra Pharaoh Servant, se non mi sbaglio. Sì, non era mai stata Ok, ristampata. Noelia Melodiosa. Chi tu sia, e supporto Malefic. Altro deck che mi piace, prevalentemente perché è di un film dell'era Synchro, quindi un po' il Altra gruppo busta con Serbe Drago contenuto. Infinito. Ehi, Che si trovi Serbe Drago Infinito qua Signor dentro? Oscuro Condannato. Che davvero sono Bellissima la anche signora oscura. signore oscuro e sotto c'è una tipa, ma va bene. Fuma, Fuma, che costava attore assai pure lui. abisso, verde di Di nuovo nuovo, e Ver. DDD Re dell'Abisso Gilgamesh, che non so se è un supporto nuovo oppure una cosa che è appena uscita, perché sinceramente DDD non mi è mai interessato minimamente. Non è una carta nuova. Ehi, cioccolata alla mod, questa è la prima delle ristampe, ma dolce,
di carte che prima costavano tantissimo e adesso per compensare hanno alzato un sacco di prezzangelli, bastardi. Dea del Caos, va bene. Inneggiatrice testa calda? Inneggiatrice testa calda. Che cos'è sta Ok, è un cosa? altro Almirai, va Almirai. bene. Almirai, va bene, È ok. cioccolata alla mod, però. Però sì, Bello. Spero di mettere la cioccolata parte Union Carrier. Vabbè. Oddio, questo set. alla mod. Ok, Fantasmei. Cristo Dio, Fantasmei, va bene. Spettro Ma che dell'Incubo. reazione è Ultra, per un carino. fantasma? E Sovrano della Vanità. Vanity is Ruler, carino da mettere in Mettiamo la Monarch. parte E Fantasmei. infatti, metti la parte fantasmi, elogia quel pull che ti è arrivato, maledizione. Se no la Konami non tira più cazzo. E questa volta la nostra carta gigante è Guida Tour, Guida Tour del mondo bellissima. Io sotterraneo. Bella. l'adoro questa Guida Facciamo che Tour. le metto da parte queste perché occupano un sacco di Veramente bella spazio. quell'artwork. Ovviamente prendere le 3 per eventuale banlist che sblocca completamente a 3 la Guida Tour. Era la prima Eccolo Guida Tour, adesso la qua, il migliore ogni carissimo volta. Va Needle bene. Fiber. Allora, abbiamo Needle Fiber. O meglio, Questo bastardo ha chiamato fatto bannare il mio Bulbo, però allo stesso Crystron tempo è anche supporto Halkifix. fantastico per i deck sincro, quindi. Però mi manca Bulbo. Vabbè, Rip mettiamo da Bulb. parte. Ok, e poi il resto. Cose a caso, va bene. È tutto in Needle Fiber stava questo Needlefire. pacchetto. Sì, va bene, ma penso tutto il box in realtà. Ah, continuerà a chiamarlo ininterrottamente Needle Fiber. Per chi non sa che cos'è, diciamo semplicemente che sono 3 anni che in OCG fa casino. È stato Alla fine bannato mi in rifiuto di OCG. chiamarlo, come cazzo che si chiama? Alchifibrax, Halkifibrax. va bene. L'altro alternativa di Kagari, Suka. Rakshasa sono Ammazzati! sicuro, il supporto del Raptor, questo che io Questo è sappia è molto forte. buono. Wild Streaks è molto forte. Cioè, che io sappia, so che è buono, semplicemente non mi ricordo se la stampa vecchia era foil oppure se lo sto confondendo con l'altro Link che già Lo esisteva. stai Sinceramente, confondendo. non ne ho idea. È Non ho mai nuovo giocato Wild quel deck e Streaks. ne mi è interessato tantissimo. Drago Link a 5 teste, Sparaccino, un altro ortosframmento, Il questo Simorgh, coso che che permette di fare una marea di cagate, tra cui le negazioni infinite con Luna Lite. Mettiamolo da parte, per quanto non mi piaccia per niente come carta, ma vabbè. La Golem carta di merda. continua a ostinarsi a stampare carte che sono sostanzialmente un evoca roba gratis dal deck, poi si stupiscono quando sono rotte, cioè, Dio Cristo. Un conto è quando fai qualcosa di estremamente specifico come Junk Speeder, un conto è quando fai qualcosa di generico come sto coso che richiede qualsiasi cosa, ma vabbè. Formula È vero, ma questo non toglie che Junk Speeder sia comunque rotto. Andiamo magica, prima avanti. una Secret da Gladiator Assault, tipo una Secret da 50 euro, credo. Praticamente niente in questo Sì, pacchetto, fa vabbè, niente. niente da due Buacchetto, pacchetti in vabbè. realtà, perché il Simorgh vale poco e niente, anche lui. Oh, la bustina con sopra Needle Fiber, vedi? Era segnato dal destino. Ehi, Sever Emergenza, e vai. Eccola, Allora, Sever finalmente. Emergenza, prima costava un'ira di Dio, adesso costa poco, quindi se volete farvi Sever Draghi, era una scambio ultra, prima non c'era una stampa foil, cioè solo la Ultimate e la Common. Common che non si Va trovava, tra bene, l'altro. poteva Era molto esserci difficile trovare disparità la solo Common se Scambio. facevano tipo Ghost Common, ma vabbè. Ok. Scompiglio Mariakashi, che io sappia sta ricevendo un po' di hype questa carta, ma sinceramente non so È perché. bella forte però. L'altra fusione Fluffal, dei Croi, Sintonia Magica, Ascensione Cubica. Ok, campioncino. Box senza infamia, senza lo. No, va Scritta di questo bene. box, un altro Saber Drago infinito. Va Comunque bene. Needle Fiber è Io voglio il stato mio Drago preso. Polvere di Quindi, Stelle, in caso non si sia capito. cioè, Needle Fiber meglio di niente. Ok. 21, 20 euro. Adesso con l'italiano 28. Un'altra Kagari con l'altra alternativa. Solo due fusioni di Drago Bellissima! Tu non infinite sai e l'altra che cazzo alternativa, ma dici. vabbè. Tatatà, Giraffa è di nuovo lui. Ok. C'è davvero una marea di robe in questo set. Sono prevalentemente supporti e ristampe. Però effettivamente. Oh, a proposito di ristampe. Dingirsu costa Ringirsu. 1,50 euro Ultra ora. da mi sa tipo 20 euro prima. Forse un po' di meno post banlist. Però voglio dire, comunque una ultra fortissima. Un encotto molto generico e forte. Quindi. Poi il resto sono cose che abbiamo già visto. Quindi andiamo avanti più velocemente. Mettiamo nella Quindi parte Needle Needle Fiber Fiber sta comunque, così ci davanti. vediamo. È la prima carta se la trovi Needle Fiber. Un Appunto!
Appunto, secondo Quindi Needlefiber. siamo a 2 Needlefiber, tifone spaziale mistico, non mi sa, Ultra. 57esima ristampa, credo. Se per mai Bellissima. l'imperatore Jam è un altro coso magnifico. MST Ultra ha il suo Appunto. perché. Siamo a quota 2 Needlefiber. Dove Needlefiber è un'anaconda e è un Phantasmay che comunque per quanto faccia cagare. Siamo a... Oh, il link artefatto. Dico tutti quanti che sia abbastanza buono, ma Carina sinceramente come non lo carta conosco per questa. niente. Ok. Aspetta, ma è il nuovo. Imperatore Jam di nuovo. Questo coso di nuovo è sovrano della vanità di nuovo. Alle volte mi sembra che tipo Sono l'ordine in scriptate. cui si vedono le carte sia tipo sempre lo stesso. Ma vabbè. Coso di teni, sovrano della vanità. Territorio maligno, prima volta che lo troviamo. Yawtoss Frammento, va L'avevo un attimo bene. flashata per cagare, ho detto boh, Mi sembra che cioè ogni volta bene. che trovi Needlefiber, Troppo il bella quella resto cagata, degli ma oggetti non abbiano meno roba per ho trovato compensare. Ma vabbè. Levianir, Non l'ho non ho detto, ok. trovato. Levianir con la stampa nuova, altra Le carta che sto non ha le chiamando. capre falliti del drago, quindi voglio dire, adesso costa anche di meno questa, ma è molto più budget ora, a dire il Sì, vero. Tranne per Levianir quella adesso carta costa un che cazzo. è salita letteralmente a caso, cioè la fusione cyber carico, che è un 1 per che letteralmente giochi solo se tipo ti serve fare più danni in battle o come recovery, dopo che hai bandito roba di overflow. Quindi non lo capisco davvero, lo spike in prezzo. Allora, la nostra carta per questo è i maghi neri. Non sapevo neanche che fosse una delle carte presenti qua dentro, però Potevano mettere la maga nera o il mago nero, no, i bella maghi carina. neri, Anche ma cagare, se continuo a volere il mio cazzo di drago polvere di stelle, specie perché mi sa che è drago polvere di stelle con l'artwork originale, non è drago Sì. polvere di stelle con l'artwork nuova, che mi Sì. piace, ci ho persino incorniciato in camera. Però, comunque, il drago polvere di stelle. Oh, un altro fantasma. Il Oh, drago un polvere di stelle fantasma, mi è originale è il caduto drago per polvere di sbaglio. stelle originale. Dial del Caos, di nuovo il Buster Blader. 1,27 corazzata, corazza Noid. Va bene. Supporto treno. Posso ricominciare a farne due di pile. Ok, andiamo avanti. Un altro Dinghirsu. Dingo, che fa Bene. sempre bene. Territorio maligno, batte giraffa e il Carta molto link degli forte, araldi. Dingo. Supporto Sinceramente è un po' Blue strano aprire cose in questo momento. Oh, ecco qua. Questo Eyes. coso che Selene. è fortissimo Devastante. per i deck pendulum, in particolare per Endymion. Però, voglio dire, al momento non c'è tantissimo modo di playtestarlo, tranne online, purtroppo. Un'altra pillola. Echidna rettiliana, supporto di cui ero molto eccitato, perché a dire il vero, gli rettiliani mi piacciono abbastanza. Sarà perché è la antagonista nell'arco dell'immortali terrestri di Haki, la Misty, la tipa che usa i rettiliani, però voglio dire, ha un debole per i rettili. Yuki Onna, la Makeyashi Zero Assoluto, che abbiamo già visto. Il Lui Simorgh, di nuovo, carino. lui di nuovo, e questo coso, questa cosa Vabbè, di nuovo Deadpool non ci che si può lamentare, tutto credo che sia sommato, tipo supporto per le bestie eh. Dai, esatte. Needlefiber terzo, Credo. dai. No, Però, boh, vabbè. Drago Link a 5 teste. ha funzionato. Formula magica. Veicolo degli Aschi. Questo coso. Cos'è? Tu. Suppongo. È una Qualsiasi carta che cosa tu esiste? sia. Esiste quella carta? Ok. Poi abbiamo il Link. Dagda. Casualità cubica. Oh, ehi, Caspar, del Puzza un dragone. pochettino questo E box. quest'ultimo cosetto. Va Ah, bene. puzza un pochettino. Che schifo. Ho trovato un cazzo questo. A parte un Dingir su un Levianir e un Phantasmay. Sì, sembra poco per come lo sto dicendo, però. Questo è i maghi neri, di nuovo. Mannaggia Dio. Voglio il mio drago polvere di stelle, Dio Non Cristo. lo Ma sai cosa avrai questo tu, ha in Drago deciso? Polvere di Non l'ho Stelle. detto. Maledetto. Ok, via la cazzo. No, in realtà spero che tu ne abbia due, così uno vorrei me. Bene. Mio Stardust. Oh, e questo è l'ultimo box per la prima metà di questa opening, che abbiamo già trovato Verte e due Needlefiber, quindi mi sa che nella opening sul mio canale non si troverà un cazzo. Le ultime Ehi, abbiamo citazioni anche famose. trovato Sacro Ehi, Sangue Sebe Dago Infinito è Infinito. arrivato! Qual è il modo migliore di concludere la prima parte di questo video, suppongo? È arrivato! Ehi, mi piace un sacco quest'artwork, a dire il vero, un sacco incazzato. Cioè, l'artwork originale credo che sia più, non lo so, figa d'impatto, però questo è più incazzato, mi A piace. me piace di più quello Seguito da base. Overflow cibernetico, va bene. Dragoon e coso. Questi li mettiamo qua. Questi nella pila. Perché Cyber Drago Infinito si mette da parte, ovviamente. Cioè, figa. È Cyber Drago Ok. Infinito.
Abbiamo scompiglio Maya Kashi, segno isterico, blocca record, trasformamento, un arco Pillola. pillola. Quindi abbiamo il playset di Tre, pillole, sì, tre primo per. momento. Vabbè, insomma, comunque ha un po' Poi un di altro drop rate Levianir, decente. quindi siamo a Levianir. 2 su 3 del playset che voglio farmi. Due Induce Poliwag Levianir. Giraffa, l'altra fusione Va fluffa, le spettro dell'incubo. Va bene, mettiamo Levianir insieme all'altro. bene. Levianir, GG. Non è male. Poi abbiamo Drago velenemico affamato dose letale. Che cazzo, va bene. Dea del Non Caos, bestemmia. questa cosa, Almirage È un'altra Madame Ver che e dovrebbe se non mi essere ricordo male, playset. praticamente uno skill drain per Witchcraft, che ha un effetto abbastanza forte, ma non è molto forte Witchcraft in sé. Ok, poi abbiamo il supporto per gli ingranaggi antichi, che a dire il vero aiuta davvero tanto il deck, dopo averlo testato abbastanza posso confermare. Antico guerriero, sintonia magica e l'echidna di nuovo. Ultima bustina, dai, chiudiamo con un bel terzo Needle È Fiber l'ultimo pacchetto di playset. questa opening. No, non mi Abbiamo sembra. No, non è. Armillaire, il drago comanda stelle. Armitile dovrebbe essere. Sento come se sì. Non mi ricordo come si chiama. Ah, ok, un extender generico, carino. Sarebbe stato comodo averlo prima, madonna, è un link to generico abbastanza forte. Sauravis, che è una bella ristampa di Elvero, perché aveva raggiunto 10 più euro. Ed è comodo per deck combo estremamente aggressivi che partono solo con una carta, quindi bello. Bene, per ora mi sa che abbiamo finito con la prima parte di questo opening, Ti si vede perché benissimo, Ivan. abbiamo aperto 6 così precisi. Sì, abbiamo aperti 6 su 12. La seconda parte si troverà sul mio canale, anche se onestamente dopo aver trovato due Needle Fiber, credo di aver trovato tutta quanta roba buona nella prima metà. Se volete fare un Ovviamente salto, sempre io sono sculata la Spiro prima da metà. Luca. Ciao! In ogni caso, ragazzi, questo era l'opening, a quanto pare bello bello carino. Ha sculato molto, devo dire. E mi raccomando, avete il link qua sopra se volete andare a vedere la seconda parte, che magari trovate roba molto carina. In ogni caso, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di mandarmi video con le vostre aperture e o anche la serie dei mazzi degli iscritti. Quindi su Instagram, sul gruppo Telegram, tramite mail potete mandarmi le vostre liste e poi io, ovviamente, le liste che. In base alle richieste, porterò avanti la serie, quindi li porterò. In ogni caso, ragazzi, noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Oh, no, no. Ciao, ragazzi.